ogni parola del Vangelo apre sul mistero di Cristo Gesù, che è infinito sia divinamente che umanamente, essendo il Signore vero Dio e vero uomo, perfetto Dio e perfetto uomo, nella sola ed unica persona eterna del Figlio unigenito del Padre. Chi per ministero, poiché ministro della parola, servo della verità celeste, ricercatore della sapienza, è chiamato a fare luce sul Vangelo, si troverà sempre dinanzi all'impossibilità di trarre fuori tutta la ricchezza che vi è dentro. Quanti sono impegnati in questo quotidiano lavoro sono in tutto simili a dei cercatori d'oro, che vanno a scavare nella miniera con un cucchiaio da tavola. Possono semplicemente estrarre dalle viscere della terra solo qualche grammo di oro al giorno. Per questo sono obbligati a scavare ora dopo ora, perché solo così potranno produrre qualcosa di buono. Loro però rimarrà sempre nella miniera, che è inesauribile. Ogni brano di Vangelo è una miniera di verità, santità, giustizia, perfezione, carità, amore, pietà, misericordia, incontro, dialogo, relazione. Il nostro limite, che è la volontà di offrire ogni giorno una piccolissima idea, impone che si faccia una scelta. Non potendo dire tutto in una sola volta, necessariamente si deve offrire una sola idea, semplice, essenziale, vitale, capace di imprimere una svolta alla vita spirituale di chi legge. Poi, dopo, in un secondo e terzo e anche un quarto momento, si riprenderà lo stesso brano e si estrarrà un'altra idea, utile, vitale, necessaria per la vita spirituale del momento. Per questo non vi è alcun bisogno di comparazione, confronto, armonizzazione con quanto precedentemente tratto fuori. Ieri per ieri, oggi per oggi, domani per domani. Si mette nel cuore il seme della divina verità e si procede sulla via della conformazione della nostra mente alla mente di Cristo Signore, in modo che anche il cuore si conformi a Lui. Quest'opera di conformazione non finirà mai. Ogni giorno vi è dinanzi a noi l'abisso che si prepara dai pensieri di Gesù Signore, che sono pienamente, totalmente conformati ai pensieri del Padre. Il pensiero di Cristo Gesù è contenuto tutto nel Vangelo. Come fare a trarlo fuori e metterlo per intero nel nostro cuore in modo che diventi la nostra stessa vita, il nostro alito, respiro, desiderio? Da soli, certo, mai lo possiamo. Ci occorre un aiuto potente, divino, lo Spirito Santo di Dio. È Lui il vero lettore, interprete, esegeta, ermeneuta, testimone di Gesù Signore. È Lui il ricordo vivente, la memoria attuale. Oggi lo Spirito di Cristo vede Gesù e oggi ci parla di Lui secondo verità divina, infallibile, senza alcun errore. È stato lo Spirito Santo a concepire il Verbo della vita nel seno della Vergine Maria. È stato Lui a muoverlo, dirigerlo, governarlo nella sua missione di salvezza e di redenzione. È stato Lui a suggerirgli momento per momento tutta la volontà di Dio in ordine all'opera da compiere e alle parole da dire. È stato Lui a ispirare gli evangelisti a scrivere il suo Vangelo. Ora e sempre sarà lo Spirito Santo a prendere Cristo e a formarlo giorno per giorno nel nostro cuore. Non però in una maniera eterea o solamente celeste, senza alcun riscontro con la verità storica di Gesù Signore. Lo Spirito Santo forma in noi il Gesù della storia, il Gesù concreto, lo stesso che nel Vangelo. Noi possiamo ogni giorno verificare che il Cristo che lo Spirito Santo forma nel nostro cuore è lo stesso di quello che Lui ha voluto che fosse scritto nei Vangeli, senza alcuna differenza. Se vi fosse differenza, allora il Cristo formato in noi di sicuro non è opera dello Spirito Santo. È un Cristo stampato, pensato, immaginato, voluto, ideato, fantasticato dalla nostra mente, non certo dalla sua sapienza ed intelligenza. La stessa cosa vale anche per Cristo Gesù. Il Dio che lo Spirito Santo del Signore ha scritto nel cuore di Cristo Gesù non è un Dio diverso dal Dio dell'Antico Testamento. È lo stesso identico Dio dato a Cristo Gesù nella sua verità piena, che è tutta nascosta nell'Antico Testamento e che Lui ha portato in piena luce. Il nostro breve commento sul Vangelo del giorno ha proprio questa finalità: aiutare il credente a formare Cristo nel suo cuore. Non però attraverso la presentazione di tutto il suo mistero, e per di più in una sola volta, bensì attingendo ogni giorno quel poco di luce di verità, santità, giustizia perfetta, carità, misericordia, compassione, pietà, desiderio di fare bene ogni cosa, impegno nell'edificazione del regno di Dio,
metodologia pratica, concreta, di un lavoro svolto con somma cura e attenzione e offrirlo all'anima credente, perché se ne serva secondo coscienza e intelligenza personale. A noi il compito, l'ufficio, di fare un po' di luce. Ai lettori, la libertà di accogliere la luce secondo le loro esigenze e necessità e servirsene con somma libertà. Per questo la carità è sublime. Essa è data, ma non imposta. Offerta, ma non obbligata. Donata, ma non costretta. Elargita, ma consegnata alla scienza, intelligenza, coscienza di chi la riceve. La carità senza la libertà non è carità. È costrizione, imposizione, imprigionamento, coercizione. Ci siamo lasciati muovere e guidare da un principio assai semplice. Non dare il contenuto del brano, non ripetere quanto è già stato detto in altri luoghi. Offrire invece un'idea, un'intuizione, un pensiero fugace, in modo che il cuore che riceve il tutto sia lasciato libero di aggiungere pensiero a pensiero e idea ad idea. È come se avessimo offerto un po' di materia prima. Poi sarà il lettore a prenderla e impastarla secondo le sue particolari esigenze e a prepararla secondo le sue quotidiane necessità. La nostra materia offerta è grezza. Al lettore è il mandato di raffinarla e farne uno strumento adatto al suo cuore, alla sua mente, alla sua anima. Principio unificatore di chi cerca e di chi riceve è sempre lo Spirito Santo. È Lui che muove il datore ed anche il ricevente. Se si creerà questa unione nello Spirito Santo e questa comunione nella sua sapienza e saggezza, allora di certo i frutti matureranno. Una verità che penso sia giusto ribadire è questa. Il Vangelo va consumato lentamente, gustando ogni suo principio, verità, indicazione, suggestione, orientamento, modalità. Per questo bisogna innamorarsi di esso, farlo divenire nostro compagno di vita, più che il pane e più che l'acqua, più che la nostra stessa casa. Chi ama Cristo Gesù ama anche il suo Vangelo. Chi non ama il Vangelo di Cristo Gesù non ama Cristo Gesù perché non lo cerca nella sua verità. Il Vangelo però non è il nostro, ed è la Chiesa. È la Chiesa che ogni giorno ce lo deve consegnare, offrire, donare. Ricevuto dalla Chiesa, esso può divenire in noi vero germe di vita eterna. La Vergine Maria, Madre della Redenzione, preghi per noi e interceda perché lo Spirito Santo si riversi sopra di noi come un tempo si è riversato tutto su Gesù Signore. Angeli, santi, veglino sul nostro cammino, affinché esso sia e rimanga vero cammino evangelico.